Ciao dolcette e benvenute in questo nuovo episodio di Dolce Flirt all'Università. Siamo sempre nel capitolo 7. Stiamo andando in giro in spiaggia e stiamo incontrando un po' di persone, praticamente l'intera città è qui, quindi continuiamo il nostro giro e vediamo un po'. La spiaggia è calma e non c'è quasi più nessuno. Si sente da qui la musica che viene dal bar. Il volume è un po' più alto di prima, l'ora della festa si avvicina. Era da tanto che non mi capitava di fare qualcosa al di fuori della lettura dei libri d'arte per tutta la giornata. Sarebbe dovuto venire qui ogni tanto. Mancanza di tempo, d'occasione, di volere e potere. Forse non lo volevo in realtà. Mi fa uno strano effetto, mi riporta indietro col tempo. Stavamo per arrivare al bar quando ho visto Castiel, finalmente, in riva al mare. Parlava al telefono con una faccia seria. Non vorrei sembrarle maleducato, ma vado a raggiungere Leite. Abbiamo appuntamento al bar della spiaggia. Non vorrei farlo aspettare. Vuole accompagnarmi? No, mi scusi, preferisco parlare con Castiel. Ho dato un'occhiata a Castiel in fondo alla spiaggia. Non era più al telefono. Ci ritroviamo dopo. Devo vedere ancora qualcuno. Va bene, a dopo. Il professor Zaidi ha continuato da solo verso il bar della spiaggia. Castiel guardava l'orizzonte, la schiuma delle onde gli sfiorava la punta degli stivali. Sono andata da lui. Ciao! Avrei dovuto immaginarmelo che ti avrei incontrata. Invece io sono piuttosto sorpresa. Allora, Priya è riuscita a trascinarti qui? Il termine trascinato è particolarmente appropriato. Sarei rimasto volentieri a casa a comporre. Priya sa essere molto convincente. È il minimo che si possa dire, ma è l'unica che cerchi di restare in contatto dalla fine del liceo, perciò non mi va di mandarla al diavolo. Quindi loro sono rimasti in ottimi rapporti dopo il liceo. Già, e poi per mandare al diavolo Priya ce ne vuole. Diventerà sicuramente un'eccellente avvocata. Avvocata? Resti tutta la serata? Sì, ho previsto di raggiungere Priya al bar dopo, ma ho ancora delle telefonate da fare al mio dannato manager. È totalmente inutile. Va bene, allora ti lascio telefonare. A più tardi. Ma non mi ha neanche salutata? Vabbè. Allora vai al bar e andamos. Il bar si è riempito velocemente. Quasi tutti i tavoli sono occupati. Rosalia è seduta nello stesso posto di prima vicino a Leite. Mi sono avvicinata per unirmi a loro. Il professor Zaidi è seduto al loro tavolo. Parla animatamente con Leite. Beh, dov'eri? Ah, mi ci è voluto un po' per tornare qui. Ho incontrato il professor Zaidi e... Può chiamar... Chiamami Ryan. Non siamo a lezione, non mi dà fastidio. Ho abbozzato un sorriso imbarazzato, poi ho continuato a parlare. Ho incontrato Ryan e poi sono andata a salutare Castiella. Ah, c'è anche lui? Caspita, sono venuti proprio tutti questo weekend. Hai ragione, è quello che mi sono detta. Mi sono seduta accanto a Ryan che stava bevendo un margarita e ho ordinato la stessa cosa al cameriere e siamo a quota 3, 3 drink, tutti diversi, cioè a quest'ora dovrebbe essere ubriaca, non so come. Cioè siamo passati dalla piña colada al mojito, adesso il margarita, ma come fa? Poi non lo so, non reggo manco una birra io. Boh, vabbè, d'accordo. Priya e Castiel ci raggiungeranno sicuramente fra un po'. Wow, il cantante dei Crowstorm viene a bere un bicchiere con noi? Non posso crederci. E Nat? Crowstorm? È il gruppo che ha messo i manifesti in tutta l'università? Esatto, e il cantante era al liceo con noi. Da allora non abbiamo più molte notizie. Il gruppo ha avuto molto successo. Già, mi è sembrato di capire che avevano un certo successo. Vi prego di scusarmi. Vedo il responsabile amministrativo del Dipartimento d'Arte. Se non vado a salutarlo, ne sentirò parlare tutta la settimana prossima. Non c'è problema. Si è alzato e ha attraversato in fretta il bar. Mi fa uno strano effetto chiamarlo Ryan. Già, credi che non abbia notato gli sguardi che vi siete scambiati? Che sguardi?
Ma no, te lo stai immaginando, Ragazze, sta tornando. Per quanto cerchi di essere gentile, credo che niente potrà impedirgli di avere sempre qualcosa da rimproverarmi. Il responsabile amministrativo? Già, è un po' particolare. Credevo che fosse un comportamento riservato agli studenti. E invece no, viviamo tutti lo stesso calvario. Abbiamo continuato a parlare tutti e quattro per un certo tempo. Il bar adesso è pieno di gente. Ormai sembra di essere più in una discoteca all'aperto che in un piccolo bar sulla spiaggia, ma in effetti che è sta confusione? Ah, finalmente eccovi qui. È da un po' che eravamo al bancone cercando un posto dove sederci. Ci stringiamo un po', venite. Castiel la seguiva e si sono seduti al nostro tavolo. Non sei più in tournée con i Crowstorm? No, in questo momento registriamo. Per qualche mese non mi muovo dal campus. Sono convinta che Castiel preferirebbe parlare di qualcosa che non sia il suo gruppo, almeno per una sera. Sembra proprio che tu sappia meglio di chiunque altro di cosa vuol parlare Castiel. Per essere sincero, non direi di no ad una serata senza sentir parlare del gruppo, è vero. Mi ha sorriso. Poi ha guardato il cameriere per ordinare da bere. Ho visto Nat al bar, che ci guardava da lontano. Ho l'impressione che non osi avvicinarsi. Gli ho fatto cenno di venire. Oh mio Dio, veramente? Oddio, speriamo che non succeda nulla di strano. Puoi sederti, stavamo per ordinare. Per una volta che non ti si incontra in un quartiere malfamato. Ed ecco qui Castiel che è già partito, perfetto. Già. Ignora Castiel, ma vedo che stringe i denti. Si sforza di restare calmo e lo fa per noi, sicuro. C'è posto per noi? Ma certo. Anche Morgan, Jan ed Alexi si sono seduti. Così il nostro è diventato in breve il tavolo con il gruppo più numeroso del bar. Ma infatti, ma in quanti siamo? Mamma mia, siamo in tantissimi. Fantastico. Ok, non resteremo mica qui a guardarci in faccia. Ordiniamo qualcos'altro? Brava, Cerilin. È così che si comincia una serata. Abbiamo ordinato. Tutti parlavano con tutti. Ho persino visto Castiel dire due parole a Nathaniel. La tensione comincia ad allentarsi, non c'è dubbio. Dopo circa un'ora abbiamo ordinato da mangiare continuando a parlare animatamente. Ha cominciato a far buio in spiaggia. OMG, se gli scenari di giorno erano belli, adesso sono meravigliosi. Rosalia si è avvicinata a Leite senza farsi notare, visto che ero seduta vicino a loro, ho sentito quello che gli diceva. Sento che comincio ad essere stanca, torniamo a casa. Lo capisco perché lei ovviamente adesso deve pensare per due. Hai ragione, abbi cura di voi due. Grazie, Cerilin. Mi dispiace, ma in questo momento davvero non ho molte forze. Capisco benissimo. Riuscirete a trovare un autobus? Sì, non ti preoccupare. Il weekend della gara c'è un autobus ogni 20 minuti fino a mezzanotte. Si sono alzati e sono andati a salutare tutti quanti intorno al tavolo. Ma nessuno c'ha una macchina di tutte queste persone, neanche il professore. Su, andiamo, offro il prossimo giro. Ah, vedi come si diverte Ryan. Yes! Cioè, guardate, tutti euforici. Ubriaconi. Prigli è venuto a sedersi accanto a me. È vero che è simpatico il tuo prof. Lo dici perché ci offre il giro? No. Ok. Può darsi che la cosa contribuisca a rendermi di buon umore, lo ammetto. Sei incorreggibile! Ryan è tornato con un vassoio pieno di sciottini. Non crediate che voglia farvi bere, è il barman che ce li offre, visto che siamo qui da un bel po'. Ho preso dei cocktail di frutta fresca e vari stuzzichini. Il barman ci ha fatto un cenno di mano sorridendo. Vedere il barman, please. Finché lo facciamo con moderazione e senza perdere il volante. Non vedo perché dovremmo privarci. È la futura avvocata che parla?
Castiel non ha neanche preso il tempo per ringraziare Ryan e ha bevuto il suo d'un fiato. Ho notato che un gruppo di ragazze ci stava osservando da un po', e perché ovviamente l'hanno riconosciuto. Castiel, credo che ci siano una o due ragazze lì che desidererebbero un concerto privato. In camera loro, se capisci cosa voglio dire. Va bene. È vero che non sono discreta. Farebbero di tutto per attirare la sua attenzione. Mi sembra persino di averle viste tirare a sorte per decidere chi gli avrebbe rivolto la parola. Perché no? Ho la chitarra in macchina. Detto questo, si è alzato senza indugio per andare a prenderla. Non ha bevuto molto, ma si vede che è allegro. Fa sul serio? E io gli chiedo la seconda perché in effetti me lo stavo proprio domandando. Dov'è Ambra? Deve essere con i suoi amici modelli, si gode la serata. Perché sorridi? È solo che è buffo vedere che ti preoccupi e non smetti di chiedermi notizie di Ambra. Devo abituarmi. Ho voglia di rispondergli che sono io che dovrei abituarmi al loro cambiamento radicale, ma mi sono limitata a sorridere. Ok, credo che approfitterò del fatto che non c'è nessuno in spiaggia per andare a prendere un po' d'aria. Se qualcuno vuole accompagnarmi. Ti riferisci a me per caso? Mi ha guardata intensamente, si è alzato da tavola ed è uscito. Ha ragione, non resteremo mica incollati alle sedie tutta la notte. Io vado a ballare. Anche Priya si è alzata ed è andata al bar scrollando le spalle. Jan allora si è seduto tra Morgan ed Alexi. Chiacchierano tutti e tre insieme. La conversazione sembra animata. Diglielo tu, Cherry Lynn. Dirgli cosa? A chi? Jan non vuole andare a ballare in pubblico perché, secondo lui, ha due piedi sinistri. Dice che tutti lo prenderanno in giro. Anch'io non ballo molto, se la cosa può sollevarti. Grazie, mi sento un po' meno solo. Andate a ballare insieme, così potremmo ammirare i vostri talenti di coppia. Essere l'oggetto delle vostre prese in giro dà davvero voglia di alzarsi. Non ti preoccupare, quando avrò trascinato Alexi sulla pista sono sicuro che farà meno lo spiritoso. Alexi si è alzato e ha fatto l'occhiolino a Morgan. Ok, visto che le cose stanno così, è ora di fare quello che non siamo riusciti a fare nel pomeriggio. Bagno di mezzanotte! Hanno afferrato Jan ognuno per un braccio e l'hanno trascinato in spiaggia. Cherry Lynn, vieni a salvarmi! No, no, vai, vai. Se non ci raggiungi tra un quarto d'ora, veniamo a prenderti. Jan cerca di opporre resistenza e tutti e tre ridono a perdifiato. Sei attesa, a quanto pare. Ryan aveva seguito la scena in silenzio sorridendo. Eravamo rimasti solo io e lui al tavolo. Hai degli amici straordinari. Non so se straordinari è il termine che avrei utilizzato, ma è vero, sono molto simpatici. Lo sono, ho parlato con ognuno di loro. E c'è un consiglio che mi dava mia madre. Se vuoi conoscere qualcuno, incontra i suoi amici. Ah, e allora? Mi sembra di conoscerti meglio. E ho notato che sei una persona premurosa. I tuoi amici contano molto su di te. È una bella qualità. Temevo che ti annoiassi. Che mi annoiassi? No, sto passando un'eccellente serata. Meglio così allora. Sei circondata dai tuoi amici e nonostante tutto trovi il tempo di preoccuparti per me. Oh caldo, e il volume della musica è più alto di prima. Priya è sulla pista e continua a farmi segno di raggiungerla. Bene, credo che tornerò a casa. Ti sto trattenendo e i tuoi amici ti aspettano. Ah, io... D'accordo, buon ritorno allora. Ryan mi ha salutata ed è uscito dal bar. Nat ha detto che andava a fare una pausa, ma non è ancora tornato. Vado a vedere che fine ha fatto. Oh, finalmente vado da Nathaniel e vai. Non vedevo l'ora, tipo. Dove sarà? Qui? Madonna, ma gli scenari sono qualcosa di sensazionale. Cioè, guardate qui che belli! Anche qui è meraviglioso. Ma dov'è Nat? Natanieluccio, dove sei? Ho riconosciuto Nat di spalle. Stava salendo le scale con Ambra. Mica se ne sta andando. Ve ne andate?
Credevo che non te ne saresti accorta. Ma stai scherzando, sono venuta a cercarti. Hai proposto a chi lo desiderava di seguirti. È per questo che sono venuta. Hai visto? Te l'avevo detto. Davvero gliel'avevi detto, Ambra? Vi auguro una buona serata. Io vado. No, Ambi, non tornerai mica da sola. Ambi. Le ha preso il polso per trattenerla. Sì, invece, prenderò l'autobus da sola per tornare nel mio appartamento e andare a dormire. E andrà tutto bene. I miei amici hanno ancora voglia di restare e io non me la sento. Quindi, goditi la serata, Nat. Buonanotte. Ha baciato suo fratello sulla fronte ed è scomparsa in cima alle scale. Poi Nat si è voltato verso di me. Credevo che avresti continuato la serata al bar con gli altri. E invece no, voglio stare con te. Tutti si sono alzati da tavola. Volevo sapere cosa stavi facendo. Pensavo che saresti tornato al bar. Non ho l'impressione di essere il benvenuto. Non hanno detto niente, ma è quello che pensano. È solo che vi siete allontanati. E poi bisogna dire che neanche tu ti rivolgi a loro. Lo so. Ci siamo seduti tutti e due sulle scale e abbiamo contemplato per un momento l'orizzonte in silenzio. Non è male. Cosa? Stare qui, lontano da tutto, senza fare niente, senza pressioni, senza dover dire niente a nessuno. Perché? Subisci pressioni in città. È difficile. Come al solito. Scusa, ma oggi non ho voglia di pensarci. Possiamo attenerci a quello che stavo dicendo, che è piacevole, per favore. Certo, possiamo. Abbiamo parlato un po' del più e del meno, evitando di sollevare gli argomenti scottanti. Alle 4 del mattino ho cominciato a sbadigliare ed addormentarmi. Tutte queste ore siamo stati con lui. Sei stanca. E il prossimo autobus notturno passa solo tra tre quarti d'ora. Puoi dormire se vuoi. Ti sveglio io a tempo. Ho annuito. Sentivo che stavo già sprofondando nel sonno. Ho lasciato cadere la mia testa sulla sua spalla. Non ha detto niente. Si è avvicinato per permettermi di appoggiarmi più comodamente. Oddio, c'è... Ah, l'illustrazione! No, vabbè, che tenera. Ma quanto sono belli insieme. Che bello che finalmente ci stiamo avvicinando. Comunque questa illustrazione è un quadro. Cioè, io ci farei un quadro e me l'attaccherei in stanza, perché è bellissimo con questo sfondo, questi colori, loro due così carini. Sto invidiando la dolcetta in questo momento. Io non vedo l'ora che loro due ritornano insieme, giuro. Sono troppo contenta. Ok, va bene. Bella, bella questa illustrazione. Cherry Lynn. Ho sentito una mano mettermi una ciocca di capelli dietro l'orecchio. L'autobus arriva tra 5 minuti. Vieni, ti aiuto io. Nat mi ha aiutata ad alzarmi. Mi ha portata fino alla fermata dell'autobus. Poi mi ha riaccompagnata al campus. Riuscirai ad arrivare fino al tuo letto? Hai sonnecchiato per tutto il viaggio. Sì, grazie, Nat. No. Grazie a te per questa serata lontano da tutto. Mi ha fatto bene. Mi ha baciata sulla fronte e sono entrata in camera. No, è finito l'episodio! Oddio! Allora, questo capitolo l'ho amato da morire. E questo episodio è stato meraviglioso. Però mi dispiace tanto che è finita la serata in spiaggia. E quindi non rivedremo più questi scenari meravigliosi. Speriamo di sì, perché a me sono piaciuti troppo. Ok, allora sono contentissima dell'illustrazione che abbiamo ottenuto con Nat. Spero che scopriremo di più sul suo personaggio. Finalmente si sta avvicinando a noi e si sta aprendo un po' di più. E quindi insomma sono positiva e non vedo l'ora di andare avanti per scoprirne delle nuove. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un like per sostenere il canale. Se non siete iscritti iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!